Guarda che ruotone! Beh. Adesso non ritroverai mai più la tua collana! Quella volpe ladroncola ha gettato la tua collana in cima alla montagna delle stelle, guarda! Ma a me piace tantissimo quella collana! Non ti preoccupare, Dora, la recupereremo, giusto? Ora che cominci la festa per il mio matrimonio, e dovete sapere che faranno tutti qualcosa di molto speciale alla mia festa. Sì, sì! Quando i troll si sposeranno, io tirerò fuori la torta. E tu invece darai inizio ai fuochi d'artificio. Con una parola magica. E anche Dora farà qualcosa di speciale. Lei porterà gli anelli luccicanti dei troll. Gli anelli? Dovrebbero essere qui da qualche parte. Dora! Non riesco a trovare gli anelli. Davvero un bellissimo ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Un gatto! Su un monociclo! Deve essere un gatto che si esibisce in equilibrio. Che bello, voglio vederne uno! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Siamo arrivati alla prima porta! Guarda, un ponte. Un ponte di corda? Sarà divertente attraversarlo? È chiusa. Occorre la chiave. Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete, come un albero. Mettetevi sulle punte dei piedi. Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo. E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Coraggio, oltrepassiamo la porta del ponte di corda. Andiamo! Di neve! Wow! Come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro? Oh, Pluto, quanto sei carino così! Non è vero, Figaro? Sulla nave e riprendono il loro viaggio intorno al mondo. Addio, Borneo! Addio, mangrovie! Che bella musica! Un flauto senza sosta! Sarà meglio tenerlo da parte, Daisy. Non si sa mai. Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! La ballerina sulle punte! Non è chiusa! Andiamo! Facciamoci restituire il grillo Zikiti dalla ballerina sulle punte! Il suono della campanella è sparito. Chissà dove è andato. Un pinguino che ondeggia. Ottima scelta. D'accordo, amici miei. Per raggiungere la nostra porta dobbiamo fare passi piccoli e veloci come quelli dei pinguini. State a guardare me.
Daisy è un pinguino perfetto. Coraggio, amici miei, facciamo i pinguini anche noi. Siete nella vostra bozzona? Bene! Ora conto fino a tre, poi ondeggiate con me. Uno, due, tre, via! Braccia lungo i fianchi, dritti come fusti. Saltate e ondeggiate per andare avanti giusti. Camminare come fanno i pinguini è davvero spassoso. Passi piccoli e veloci senza finire nel miele appiccicoso. Dolce! Forza, forza, forza! Oh, oh! Ho poca energia! Ondeggiate con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Massima potenza! Forza, forza! Continuate così, pinguini! Siamo quasi arrivati alla porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo oltrepassato il picnic degli orsacchiotti appiccicosi! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Coraggio, amici, ballate! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! Quell'orsacchiotto vuole abbracciarti! È molto, molto affettuoso! Wow! È un orsacchiotto caldo abbraccio! Scommetto che se hai voglia di un abbraccio, questo orsacchiotto è sempre pronto a dartene uno! Sarà meglio portarlo con noi, Daisy! Non si sa mai, potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! Il baco abbraccio! Non è chiusa! Coraggio, amici! Andiamo a riprendere il peluche preferito di Daisy! Sì! Wow! Guarda quanti peluche ci sono! Il baco abbraccio! A quanto vedo gli piace molto abbracciare! Oh, guarda! Il coniglietto Randolph! Non ce lo renderà! Se solo il baco abbraccio avesse qualcosa che adorasse abbracciare tanto quanto lui, in quel caso potrebbe smettere di prendere i nostri peluche! Strepitosa! Quella smorfiosa deve ancora infornare la torta! Potresti farle un bello scherzetto di compleanno, Pepper Chaos! Pissi, 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 pissi. E ora, amici miei, lasciamo Pepper Chaos e andiamo a giocare insieme con i palloncini di Holly Chip! Carotina Super Tablet! Avete visto, amici? Holly Chip ha appeso tanti palloncini al suo striscione. Leggiamo assieme la parola palloncini. Palloncini! Bravissimi! E ora contiamo quanti sono. 1, 2, 3, 4, 5! I palloncini sono 5! E se ne leviamo 3, quanti ne restano? Avete detto che ne restano 2? Giusto! Bravissimi! Chissà che cosa stanno combinando Pepper Chaos e Peperoncino. Andiamo un po' a vedere. Ecco la torta. Vediamo di migliorarla un po'.
appena nata. Inseguila pure quanto vuoi, colloso. Oh, uccellino azzurro. Sei contento? Sì. Anch'io. Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici. Abbiamo salvato l'uccellino azzurro dallo sneaker. Grazie a voi. Siete ancora nella vostra bozzona? Allora facciamo un altro ballo di Bo. Il ballo di Bo più sfrenato di tutti. Ci siamo riusciti anche grazie a voi. È ora del ballo di Bo. Ballate con noi. Forza, vediamo che ballo sapete fare poi. Questa è carne da salsiccia? Sì, è carne da salsiccia! Il piedi porco è tutta ciccia? Il piedi porco è tutta ciccia! Non è buono lo zampone? Sì, è buono lo zampone! Questa è fatta a tortiglione? Sì, è fatta a tortiglione! Con la porchetta la greppa è perfetta, o uova e pancetta o la cotoletta, o due zamponi o i salsiccioni, comunque li fai, sono sempre buoni! Adesso tutti insieme! Quella brutta volpe ladroncola cerca sempre di rubare le nostre cose! Se tu vedi Swiper, devi dire Swiper! Tu riesci a vedere Swiper? E dove? Troppo tardi! Oh oh, Dora, il tuo pennello speciale ci serve per finire il nostro disegno gigante! Sto bene, ma venite a prendermi, vi prego! La lancetta più grande si sta muovendo! E ora sta per indicare il numero 12! Ringrazio! Drago lo trovo sotto la D. A, B, C, D! L'ho trovato! Drago, una creatura immaginaria che assomiglia a un grande rettile e che sputa fuoco dalle narici. Creatura immaginaria? Sì, questo è ciò che dice il vocabolario. I draghi sono solo creature immaginarie. Vuol dire che non esistono. Ma noi invece sappiamo che i draghi esistono. Ne abbiamo visto uno. In realtà noi non l'abbiamo visto. Abbiamo visto soltanto la sua ombra. Potrebbe non essere stato un drago a proiettare quell'ombra. Forse è stato qualcos'altro. Come faremo a scoprire che cos'era? Noi gli faremo una fotografia. Ho in mente un piano. Venite, vi faccio vedere. Molto bene. Tu vedi Swiper? Dove? Dietro l'adesivo della roccia. Ora dov'è nascosta? Purtroppo adesso è tardi. Oh no, il mio nostro arcobaleno. Non lo ritroverete mai più. Quella volpe ladruncola ha rubato il nastro arcobaleno. Sto bene, ma venite a prendermi, vi prego. Come potrà aiutarci questo morbido cuscino di piume? Bene, ecco come funziona il mio piano. Ora osservate. Io farò finta di essere il drago, o quello che sarà. Bene, l'importante è stare insieme. Deve essere un fuoristrada giocattolo costruito con un acciaio davvero super indistruttibile. Evviva Sandrino! Boibo, salve ragazzi! Queste palle da bowling pesano, non c'è che dire! Sapete che la sfera che è la forma di questa palla da bowling è la mia figura preferita? Evviva! È vero, ognuno ha le proprie paure, io... E rotola in quella direzione! Benissimo, allora proviamo a seguirlo. Magari andrà nello stesso posto dove è finita la mela. Coniglio, sembra divertente. Ti andrebbe di giocare con noi a Segui il Coniglio? Really awesome! Alzati in piedi per giocare a Segui il Coniglio. Su, su, su! Ora, a fare come un coniglio, il capo vi esorta, perché soltanto così aprirete la prima porta. Sta funzionando, sta funzionando! Coraggio, continuiamo a saltare come conigli.